Conclude il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Autorità tutte, cittadine e cittadini, grazie di cuore per l'onore di poter partecipare anche quest'anno alla Fiera del Levante, l'edizione numero 80. Scusandomi per la mancata partecipazione lo scorso anno, Flavia Pennetta e Roberta Vinci avevano combinato da brave pugliesi una cosa straordinaria. E anzi a loro vorrei che andasse un messaggio di gratitudine per quello che hanno fatto per lo sport italiano partendo da Taranto, da Brindisi. E questa edizione è un'edizione, come ci ha ricordato il sindaco, che per raggiunge cifra tonda, quindi è particolarmente importante. A questo si aggiunge una richiesta serrata che mi è arrivata dal sottosegretario De Vincenti, che ha lavorato molto per i patti per il Sud, per il Masterplan, di dedicare particolare attenzione nel mio intervento ai dati economici, quindi mi ha pure scritto tutti i dati, adesso me li controllerà da bravo professore. Prima però di entrare nel merito e dunque di cercare insieme a voi di capire qual è lo stato dell'Unione del nostro Mezzogiorno in una fase così importante come quella che viviamo, permettetemi di partire entrare nella vostra città dal simbolo dell'inaugurazione del ponte. Peraltro De Caro si è appena sincerato che l'inaugurazione abbia poi prodotto effetti, quindi è appena ufficialmente partito, non tanto e non solo per l'aspetto ingegneristico, pure evidente, e del resto non potrebbe essere altrimenti, stante la qualità dell'ingegneria in questa città, che il Politecnico esprime con grande chiarezza, ma che non riguarda soltanto il mondo accademico, ma come simbolo. C'è un passaggio delle considerazioni che De Caro ha fatto che non ha colpito soltanto Sua Eccellenza o molti di noi sensibili ai temi del dialogo, in questo caso del dialogo interreligioso, o meglio ecumenico, ma è il tema del Bari come città dell'incontro, del dialogo. Questa mattina abbiamo ricevuto una notizia che credo sia particolarmente importante, l'accordo tra Stati Uniti e Russia per una prospettiva di stabilizzazione in Siria. Lo so che dobbiamo parlare di altro, dobbiamo parlare di noi, ma attenzione, in un mondo globale interconnesso ciò che accade ai nostri confini non è qualcosa di altro o di ultroneo, è ciò che ci riguarda profondamente. Allora a me piace l'idea, nel salutare l'accordo tra Stati Uniti e Russia, che peraltro nella settimana scorsa al G20 si era in qualche modo immaginato e intravisto nel dialogo tra i due presidenti e che è stato siglato dai segretari di Stato, al segretario di Stato Kerry e dal ministro degli esteri Lavrov, due autentici politici che credono nel dialogo e nella pace, vorrei che rilanciassimo l'Italia come luogo del ponte, Bari come città del dialogo. Noi abbiamo bisogno di questo in un momento come quello che stiamo vivendo, perché nessun uomo è un'isola, nessun cittadino è lontano dagli altri, e se noi non educhiamo le nuove generazioni ad avere questo sguardo globale interconnesso anche sulla politica, anziché continuare a farci piccole guerricciole inutili nella dimensione quotidiana, se noi non educhiamo ad avere uno sguardo alto, un orizzonte profondo, noi avremo i nostri ragazzi sempre interconnessi con il telefonino, sempre capaci di capire cosa succede nel mondo, ma talvolta non saremo capaci di dare loro una classe politica che sia davvero in condizioni di raccontare qual è l'orizzonte, la visione, il grande sogno per il nostro paese e per le nostre città. Parto di qui perché abbiamo vissuto un'estate difficile, bellissima dal punto di vista climatico, del turismo, bellissima dal punto di vista delle vacanze per chi le ha fatte. Ma un'estate molto difficile in Italia e nel mondo. Noi non possiamo vivere soltanto sulle emozioni. Io sono molto convinto dell'importanza delle emozioni. Ma il grande difetto di questa nostra stagione è che improvvisamente tutto svanisce. Una notizia, che è una notizia importantissima, dura quanto? Un giorno, due giorni, una settimana? Poi cancellata, spazio alla prossima. In un rodeo dell'informazione e della comunicazione che sembra farti svanire ciò che conta davvero. Perdonatemi se richiamo l'estate che abbiamo appena vissuto.
Ma quando nel giorno che festeggia la libertà per i nostri amici e fratelli francesi, nel giorno che festeggia la libertà, la liberazione di una prigione, un definito pazzo, definito terrorista, come se le due cose fossero in contraddizione, prende un camion e arriva a falciare la popolazione che sta guardando i fuochi d'artificio, la strage dei passeggini. Come si fa a non essere capaci di reazione di fronte a certe vicende? E potremmo continuare in una sorta di via crucis dell'orrore che ha riguardato i luoghi della quotidianità, i musei, i teatri, i ristoranti, come quello di Dacca, in un paese lontano da noi, ma non per questo meno distante dalla nostra quotidianità, tant'è vero che a Dacca, nella strage di Dacca, la nazione più colpita è l'Italia. Perché? Perché in quella terribile vicenda alcuni nostri connazionali trovano la morte e la morte atroce in nome di un fanatismo islamico che semina il terrore e che vuole avere un tipo di reazione molto semplice. Se non riesce a ucciderti, vuole impaurirti, vuole costringerti a non uscire di casa, vuole farti rinunciare ai tuoi valori, alla tua identità, ai tuoi ideali. Noi abbiamo bisogno di dire e di ridire sempre, in tutti i momenti dei nostri incontri pubblici, che la forza e la grandezza dell'Italia, che ci hanno insegnato i nostri nonni, che ci hanno insegnato i nostri genitori, è quella di un paese che di fronte alle difficoltà tira fuori il meglio e non rinuncia a vivere a testa alta, e non rinuncia ai propri ideali, e quindi di conseguenza che continua a combattere, giorno per giorno, perché certi valori siano forti, vivi, quotidiani. È stata un'estate difficile anche in Puglia. Abbiamo incontrato, e ci scusiamo per il ritardo, assieme al sindaco, al prefetto, al presidente della regione, alcuni dei familiari della sciagura ferroviaria. E gli abbiamo detto una cosa molto semplice, che ogni parola non riuscirà mai e comunque ad alleviare un dolore che è senza fine. Perché mentre l'emozione delle comunità piano piano svanisce col tempo, per chi tutte le mattine si alza e non trova il proprio caro nella stanza accanto, quel tipo di dolore è un dolore che non ha fine. Ma noi siamo una famiglia, l'Italia è una famiglia. E allora accanto alla doverosa individuazione delle responsabilità a tutti i livelli, dobbiamo essere capaci di farci compagni di strada di questo dolore, anche dicendo grazie a chi ha cercato di ridurre il danno. Lasciatemi dire che la professionalità dei soccorsi, non soltanto nel terremoto, ma anche nell'intervento in Puglia, è una professionalità della quale, a nome del Governo della Repubblica, vorrei rendere merito a tutti i volontari, alla Protezione Civile, alle forze dell'ordine, alle forze armate e in particolar modo ai vigili del fuoco di questo Paese. Quando ho parlato con la coppia di vigili del fuoco che aveva, i vostri colleghi, estratto il piccolo Samuele e ho ascoltato semplicemente il racconto, il telefonino che viene passato per distrarlo, la storia del pompiere e poi la professionalità nel garantire accanto all'umanità l'intervento, ho detto, mi sono sentito in dovere di dire una cosa che credo di aver detto a nome di tutti voi. Ho detto grazie, grazie per quello che fate. E quel vostro collega mi ha guardato e mi ha detto, lei non deve dirci grazie, questo è il nostro lavoro. E siccome è il vostro lavoro, bisogna però che la politica faccia uno sforzo in più, lo dico di fronte al Vice Ministro all'interno e lo dico di fronte a tutte le autorità, quelle di destra, di sinistra, di sopra e di sotto. Noi abbiamo iniziato con quest'anno l'operazione di restituzione, con gli 80 euro anche alle forze dell'ordine, alle forze armate e con l'apertura del rinnovo contrattuale. Ma c'è un punto per il quale ho dato incarico ieri, proprio in vista della presenza oggi qui, perché mi sento in dovere di aver contratto un'obbligazione con quei vigili del fuoco, come pure con quelli che ho visto ad Amatrice, a Cumoli e ad Arquata,
Ho dato mandato di liberare i primi 100 milioni dal fondo della Presidenza per darli al Dipartimento dei Vigili del Fuoco perché i mezzi e gli strumenti con cui questi nostri connazionali lavorano siano finalmente portati all'avanguardia e messi al pari coi tempi, perché altrimenti sono lacrime che servono soltanto a coprire lo spazio di un mattino. Sono 100 milioni che abbiamo liberato e che abbiamo dalla Presidenza dato al Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Diceva Antonio, introducendo, e poi mi avvio rapidamente a parlare di Mezzogiorno, ma il passaggio sul suo il terremoto. Ha parlato di un sindaco, anch'io saluto i sindaci, Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice, che ha detto quella frase: la mia città non c'è più. E lo stesso sindaco di Amatrice, come pure i sindaci dei comuni limitrofi, sa perfettamente che questa frase, anche grazie a lui, sarà smentita. Sa perfettamente, Sergio Pirozzi lo ha detto nel suo intervento dopo il funerale, che se tutti insieme diamo una mano, quella città tornerà ad essere, non so se più bella, perché la bellezza è fatta anche dal rapporto che le pietre hanno con le persone, e quando non ci sono più 300 persone la bellezza è scalfita, ma tornerà ad essere più forte di prima, tornerà ad essere più solida di prima. Su questo punto io ho chiesto una mano a tutti gli italiani. Ci sono centinaia di argomenti su cui i politici possono litigare. E, francamente, mi sembra che ve ne siate accorti, che ci sono tanti argomenti su cui litighiamo, su cui discutiamo. C'è però un punto sul quale la politica ha il dovere doppio della credibilità. È la gestione della casa comune, del bene comune, che è il bene prioritario. E allora, vediamo di giocarla pulita, senza troppi giri di parole. L'emergenza ad Arquata, ad Accumoli, ad Amatrice, ha visto interventi straordinari. 238 persone salvate, grazie non soltanto al lavoro delle forze dell'ordine o dei soccorritori, ma anche al lavoro persino dei cani della Polizia di Stato. Ho voluto che al vertice bilaterale con la cancelliera Merkel ci fosse a rappresentare l'Italia una delegazione di soccorritori e anche il Labrador Leo, che è stato quello che ha permesso di salvare una bambina di 4 anni. Ma accanto a questo c'è bisogno di avere un progetto un po' più lungo, di avere uno sguardo un po' meno banale, di non mettersi tutte le volte lì il giorno dopo a fare lacrime di coccodrillo. Io voglio essere molto franco, quasi brutale. Il rischio zero per me non esiste. Quelli che vi raccontano che sarà possibile tenere sotto controllo la natura non si rendono conto che in tutto il mondo le calamità naturali ci sono. Ma c'è modo e modo di affrontarle. Ma c'è modo e modo di discutere di questo tipo di reazione. E allora sotto questo profilo che cosa ha fatto il governo? Su questo tema, su altri siamo più litigiosi, ma su questo tema abbiamo chiesto a tutte le forze politiche, non soltanto, come è ovvio, di controllare che tutti i soldi, gli euro necessari per la ricostruzione siano trasparenti, resi pubblici, affidati al controllo delle forze politiche, dei cittadini, della rete, di tutti gli strumenti di controllo di oggi. Ma abbiamo chiesto anche e soprattutto di darci una mano per immaginare quello che abbiamo chiamato Casa Italia. Che cos'è Casa Italia? Non è semplicemente l'adeguamento antisismico. Non è questo. È un elenco di interventi che parta però da una lettura del nostro Paese. Ecco perché le linee guida sono state affidate al più grande architetto italiano, che per la sua storia e per la sua credibilità è senatore a vita della Repubblica, Renzo Piano, che ha accettato di individuare le linee guida. Ecco perché abbiamo chiamato il rettore del Politecnico di Milano, il professor Azzone, a fare il project manager, non gli amici degli amici, il massimo, il top, i migliori a lavorare su questo progetto. E proprio perché vogliamo i migliori, mi sento da qui, caro Sindaco, di chiedere al Politecnico di Bari di darci una mano con stimoli, spunti, con professionalità, con critiche, con suggerimenti in questo progetto. Il Politecnico di Bari ha una storia straordinaria, che non sarà offuscata dal fatto di aver laureato De Caro, è una realtà che ha una storia straordinaria e da rispettare, e questo tipo di lavoro, mi permetto di dirlo qua a Bari, deve essere un lavoro che riguarda tutto, che riguarda i depuratori, che riguarda le bonifiche,
che riguarda gli interventi necessari dalla banda larga alle piste ciclabili, dalle case popolari ai campi sportivi, alla periferia. Questo tipo di lavoro ha già oggi le risorse necessarie. Se c'è bisogno ne mettiamo di più tutti insieme. Non abbiamo paura di intervenire su questi temi come sappiamo fare e dobbiamo fare, ma facciamo uno sforzo, perché la prevenzione non sia una frase fatta del giorno dopo, perché la prevenzione sia lo strumento attraverso il quale non si azzera il rischio, ma si permette ai nostri figli, come a una famiglia, di essere in grado di avere un futuro diverso. Ecco il senso di Casa Italia, ecco il senso del lavoro forte che il governo sta facendo in questa fase, ed è un lavoro che vuole essere in questo caso aperto al contributo e al contributo di tutti. Naturalmente però si tratta di discutere, quando veniamo alla Fiera del Levante, quando veniamo in Mezzogiorno, delle prospettive economiche che in questa fase il nostro Paese sta vivendo. E io partirei, se voi siete d'accordo, dalla fredda storia dei numeri, dai numeri di 2 anni fa, quando sono venuto l'ultima volta, per i motivi che sappiamo, stante la mancanza dello scorso anno, e con i numeri di oggi. Anche perché, se entriamo nella logica fredda dei numeri, qualsiasi cittadino dice: ma si può sapere come stanno davvero le cose? Perché chi lo dice in un modo, chi lo dice in un altro, questo prende i dati e li tira a suo vantaggio, quest'altro risponde in un altro modo. Io vorrei che prendessimo insieme una base condivisa, che sono i dati Svimez e i dati Istat, per semplicemente fotografare la realtà e a quel punto dopo per cercare di capire insieme quali sono le strategie necessarie alla ripartenza. 2 anni fa e oggi. Oggi noi abbiamo lo Svimez che dice che il PIL del Sud riparte. Però io dico, che riparte troppo piano, non il PIL del Sud soltanto, il PIL del Paese. Cerco di essere chiaro sui numeri in modo tale che non vi siano discussioni, prendo i numeri ufficiali. Nel 2015 il PIL nel Sud è salito dell'1%, quello nazionale dello 0,7%. L'industria manifatturiera è salita dell'1,9%, i consumi delle famiglie lo 0,7%, a livello nazionale 1,2%, gli investimenti delle imprese lo 0,8% e gli occupati, sono contento che il Presidente Emiliano lo abbia riconosciuto con forza, sono cresciuti, in particolar modo al Sud, l'1,6%, grazie allo straordinario lavoro fatto nelle crisi occupazionali da una pugliese, vale a dire dal Vice Ministro Teresa Bellanova, e dalle modifiche normative che il Jobs Act ha introdotto. Ma una volta che l'hai detto, c'è un passaggio che non puoi spiegare se non hai la stessa coerenza nei numeri. È che questi dati qui, che sono veri oggettivi di ripartenza, scontano un passato che è semplicemente devastante. Cioè, è inutile che noi diciamo che il PIL riparte, che ci sono 585.000 posti di lavoro in più in Italia, di cui il 70% grazie al Jobs Act a tempo indeterminato, se non abbiamo la stessa chiarezza di andare a prendere i numeri di prima. E quali sono i numeri di prima? Sono i numeri di un'ecatombe. Dal 2008 al 2014, faccio riferimento alla prima mia partecipazione alla Fiera del Levante, il PIL del Sud è crollato del 9%, quello del nord, del centro-nord, dell'1,4%. Cioè, è vero che nel 2015 il PIL del Sud ha fatto lo 0,3% in più del PIL del nord, ma capite che se tu vieni da una situazione devastante in cui hai perso 9 punti percentuali dal 2008 al 2014, il gap, la differenza, la forbice si è allargata. Vale per altri elementi che non vi cito, nonostante che De Vincenti mi abbia severamente preparato, la produttività, l'azione nell'industria manifatturiera. Il dato di fatto è che dal 2008 al 2014 l'impresa al Sud ha conosciuto una battuta d'arresto senza precedenti, la più grave dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E allora la domanda diventa: ma siamo in condizione di ripartire? O quella situazione di difficoltà è una difficoltà ontologica e strutturale? E qui sta la necessità del politico di avere un progetto e una visione a lungo termine con risultati concreti da presentare giorno dopo giorno e non semplicemente di impegnarsi in una battaglia di posizione
contro l'uno o contro l'altro. Lì sta la capacità del politico, se ce l'ha, di raccontare una visione. Io credo che l'Italia sia il paese che più di ogni altro può beneficiare dalla globalizzazione. Cerco di articolare il ragionamento in modo molto semplice. L'Italia non è semplicemente il paese più bello del mondo, su quale sia la regione più bella del mondo mi consentirete di esprimere un civile dissenso dal vostro presidente della regione, ma sicuramente siamo tutti d'accordo nel dire che è la regione, è il paese più bello del mondo, è la regione geografica che ha le caratteristiche più straordinarie. Uno degli astronauti che girava con la Cristoforetti in volo disse, ha utilizzato un'espressione che io trovo fantastica, facendo una foto con l'Italia illuminata: il paese più fotogenico del mondo. E non ha visto dall'assù la bellezza delle masserie, la bellezza delle pievi, la bellezza dei luoghi e anche la bellezza delle persone, perché poi c'è un volontariato, un terzo settore, che è la cosa che rende quei luoghi luoghi con l'anima, non soltanto dei musei o dei monumenti. Però penso che sia così, e lo penso partendo dai numeri. Dice, ah, questo è un riferimento sul turismo e sull'enogastronomia, anche, e ci arrivo. Ma penso, questo forse mi vede distinguere da alcuni di voi, che l'infrastrutturazione istituzionale del paese sia troppo barocca, troppo complessa, troppo complicata per rispondere alla sfida. Michele Emiliano ha dato dei numeri sul turismo in Puglia che sono numeri che ci rendono felici. Sono numeri analoghi, in alcuni casi superiori, in altri inferiori, alla crescita del turismo che sta avendo il resto del paese. Ma c'è un problema, che questi numeri vanno bene se sono messi nel nostro piccolo dibattito. Ah, guarda, la Puglia ha fatto così, bene, la Toscana di qua, che belle prospettive. Ma sono decisamente inferiori rispetto alle possibilità e alla competizione globale. Ci sono due problemi. Il primo, la frammentazione delle riforme, delle competenze. Si dice che sia giusto lasciare alle regioni la competenza del turismo. Io penso che questo abbia una logica se noi immaginiamo che il turismo sia essenzialmente accoglienza e non promozione nel mondo. Vi mostro una immagine, spero che si possa prendere. Grazie, sì, era quella che è uscita. Se riusciamo a vederla, questa è una cartina del 2014. Questa cartina indica l'Italia non sulla base della composizione del nostro paese, ma dell'arrivo dei visitatori da fuori. Vi rendete conto che il Veneto, il Trentino, parzialmente anche la Toscana e persino in parte la Lombardia si mangiano la stragrande maggioranza dei visitatori dall'estero? Allora, la Puglia che fa un bel più in doppia cifra non basta. Perché la Puglia, per la sua bellezza, per la sua forza, per la sua qualità, può giocare un ruolo totalmente diverso. Mi vergogno quando vedo il Sud in quella condizione. E penso che l'atteggiamento che c'è stato in questi anni di dare frammentate le competenze ai singoli territori sia stato un errore, perché abbia impedito al sistema paese, in quanto paese, di essere forte nei mercati internazionali. Ve lo dico, possiamo cancellare la cartina, con un numero che invece non è uscito. Questa è una cartina del 2014. Ve lo dico con un altro numero, un numero di oggi. Nella giornata di ieri, anzi no, partiamo da oggi. Oggi è il compleanno non soltanto della Fiera del Levante, direbbe Antonio De Caro, ma anche di un signore cinese che si chiama Jack Ma. Cosa ha fatto questo signore cinese che si chiama Jack Ma? Ha creato un sito, Alibaba, un sito un po' riduttivo, un luogo virtuale nel quale non soltanto fa e-commerce, ma si immagina di accompagnare la straordinaria esplosione dei turisti e consumatori cinesi nel rapporto col mondo globale. La settimana scorsa, prima del G20, sono stato a trovarlo, lo avevo conosciuto da sindaco di Firenze perché mi aveva proposto di fare una serie di iniziative insieme, ci abbiamo lavorato e poi abbiamo alla Fiera di Verona del Vinitaly siglato un importante accordo a aprile di quest'anno, come paese, capite l'importanza del sistema paese. E gli ho detto, scusa, prendiamo un settore, poi mi interessa che ci sia uno spazio sul turismo, Alitrip avrà 200 milioni di turisti cinesi, quanto sarebbe importante per destagionalizzare, per cambiare, ma rimango al vino. Gli ho detto, prendiamo un settore, caro Jack, grazie al lavoro meraviglioso del ministro Martina che ha fatto un lavoro eccellente, prendiamo il vino,
potevamo prendere altro, e via. Il 9 settembre loro, 9-9, scelgono di presentare il vino alla loro piattaforma di consumatori. Jack Ma ha comprato due aziende in Francia, il vino francese fa due volte quello che facciamo noi a livello internazionale e fa molto di più di quello che facciamo noi in Cina. Io gli dico, te non puoi pensare di farmi questo. Te devi coinvolgere anche le realtà italiane. L'Italia diventa l'ospite d'onore di questa iniziativa sul vino. 9 settembre, qualche giorno prima lanciamo, prendiamo una bottiglia di vino, l'ho presa a Toscana, ho preso una bottiglia di Tignanello, prossima volta giuro che lo prendo pugliese, facciamo le immagini. Bene, nella giornata di ieri 100 milioni di cinesi hanno acquistato una bottiglia di vino, 51 milioni di loro hanno acquistato per la prima volta in vita loro una bottiglia di vino. Quelle bottiglie che erano passate da due etichette dell'aprile 2016 a 50 etichette a settembre del 2016, grazie al lavoro di Martina, hanno fatto quasi tutte sold out. Allora io dico, cari amici pugliesi, va tutto bene discutere tra di noi, ma ci rendiamo conto che fuori da qui c'è un mondo che ha voglia di un paese più semplice, più agile, più veloce e che faccia una promozione internazionale che sia la promozione dell'Italia. Poi questo non vuol dire non coinvolgere le realtà territoriali, per carità di Dio. Per esempio, in legge di stabilità faremo una norma, tra le tante, che è quella di dire a chi ha un albergo, e spero di poter inserire anche chi ha un ristorante, sicuramente gli alberghi, chi ha un albergo e chi ha un ristorante, gli alberghi sicuramente, sul ristorante ancora stiamo vedendo le coperture, avrà diritto a una sorta di super sconto, chiamatelo bonus, se non vi piace bonus chiamatelo super ammortamento, chiamatelo bonus, malus, medium, come volete. Ma è uno strumento per il quale, siccome la competizione è globale, noi dobbiamo avere delle strutture che abbiano qualità nell'accoglienza, che abbiano la banda larga ovunque, che abbiano la possibilità di pagare con moneta elettronica, perché se non lo fai la competizione globale non ci sta. E io dico a chi di voi, cari albergatori, interverrà nel 2017 con questo meccanismo, spendendo sull'azienda, noi saremo in grado di riconoscere uno sconto fiscale. È questo il sistema paese che io immagino. Una visione, accordi internazionali globali e poi nel concreto il singolo intervento. Certo, poi vanno sbloccati gli investimenti, perché il porto di Otranto, quanto è rimasto fermo, il cui lavori sono stati annunciati, o meglio, no, fatti partire dal sindaco di Otranto, dal presidente Emiliano, dal sottosegretario De Vincenti la settimana scorsa, quanto è rimasto fermo? È inutile avere il punto più in Oriente se quando i cinesi e in generale gli asiatici lanciano il grande messaggio della via della seta bis a distanza di secoli, noi non abbiamo infrastrutture pronte. Ecco perché c'è bisogno di un lavoro comune, non dove ci si fa le pulci a vicenda, ma dove si lavora insieme per il bene comune, nel tentativo di collaborare. Ecco il senso del master plan e del progetto per il Sud, che non è un tentativo di mettere il naso su risorse delle regioni. Non ci sono risorse delle regioni o risorse dello Stato, ci sono risorse dei cittadini, che i pubblici amministratori hanno il dovere, a norma della Costituzione, di spendere con disciplina ed onore. Ecco perché abbiamo chiesto a tutte le regioni, e sono contento oggi di firmare con il presidente Emiliano e questa sera di firmare nella Valle dei Templi e all'Agrigento con il presidente Crocetta, di individuare non interventi che fa lo Stato a livello centrale, ma nemmeno interventi che vengono poi divisi lì per lì sulla base delle esigenze dei singoli amministratori territoriali. Un disegno paese. Potrei proseguire su questo, e lo farò molto rapidamente, rispetto ad altri settori. Perché se è vero che il turismo va, anche se può andare meglio, c'è un tema che l'edilizia è ancora bloccata. C'è un tema che vede ancora bloccato un settore, ecco perché l'intervento che facciamo su questa sorta di bonus superammortamento si rivolge innanzitutto alle piccole e medie imprese del territorio, perché se tu riesci a fare un investimento in cui ti do uno sconto fiscale se rimetti a posto il tuo albergo, sarà più facile che per rimettere a posto l'albergo o fare il bonus in casa posso chiamare l'intervento in casa attraverso il bonus del 65%, posso chiamare l'impresa del territorio. Poi naturalmente ognuno chiama chi vuole, come ovvio che sia. Ecco perché c'è bisogno di dare una mano all'edilizia, ma non basta neanche questo. E allora vorrei farvi un'ulteriore proposta.
Noi il 21 settembre, insieme ai ministri Calenda e Padoan, presenteremo a Milano, alla fine dell'incontro sulla Camera della Moda, una interessante, credo, proposta al Paese. Italia 4.0, il tema della innovazione spinta. Cosa sta accadendo nel mondo? L'intelligenza artificiale, la robotica, dove gli italiani sono forti perché gli ingegneri italiani sono bravi, alla faccia di quelli che raccontano sempre che va tutto male, che non funziona niente. Questo progetto sarà presentato nella città di Milano nel pomeriggio del 21 settembre. Io credo che sarebbe utile, giusto e intelligente, non presentarlo soltanto a Milano. E di conseguenza vi propongo, caro Sindaco, di fare anche a Bari. Decidi tu dove, al Politecnico, in una realtà che sceglierete, dove riterrete più opportuno, la presentazione di questo progetto sull'innovazione. E l'apertura al che nasce, vedo alcuni parlamentari, anche dal lavoro delle commissioni parlamentari, quindi noi abbiamo ripreso una parte del lavoro di tutti, anche delle opposizioni, delle commissioni parlamentari, e vorrei che fosse proposto non soltanto al nord, ma anche al sud. Perché, e questo è un punto per il quale noi continuiamo a lavorare su Ilva, io credo che l'idea di un mezzogiorno che sia deindustrializzato sia un tragico e clamoroso errore. Voglio essere molto chiaro, i nostri decreti legge, che non iniziano con il nostro governo, come tutti sanno, perché la vicenda Ilva francamente è difficile da attribuire a questo governo in termini di mancati controlli delle istituzioni territoriali e nazionali, in termini di mancata attenzione della politica nazionale e territoriale, ma la questione Ilva ha visto il nostro governo essere molto forte, molto chiaro. Prima ci fate il piano ambientale, poi noi valutiamo il piano industriale. Questo è il senso delle nostre scelte normative. Detto questo però, permettetemi di dire, guardandovi negli occhi, che io ho un mezzogiorno deindustrializzato, che serve soltanto per offrire una bella vacanza, una bella bottiglia di vino e l'occasione di star bene, non credo. Non voglio dire perché questo atteggiamento è rischioso, è culturalmente rischioso. Abbiamo perso decine di aziende al sud perché è mancato il supporto della politica nei momenti decisivi. Abbiamo immaginato che il sud dovesse diventare soltanto il luogo nel quale gli europei venivano a fare le vacanze. E, non avendo creato le infrastrutture, abbiamo avuto entrambi i problemi. Tant'è vero che la crescita di oggi, molto bella per carità di Dio, sul turismo, sconta un dato di fatto, che in Puglia siete bravi, avete 784 chilometri di coste e, dati dello scorso anno, o di due anni fa credo, 13 milioni di arrivi. In Sicilia sono bravi anche loro, un po' meno di voi, perché hanno 1429 chilometri di coste, il doppio vostri, ed hanno 14 milioni di arrivi, più o meno gli stessi vostri. Quindi voi potete dire, certo il rapporto tra Puglia e Sicilia voi li doppiate. Oh, questi dati li vado a dare in Sicilia oggi pomeriggio, non è che ve li sto dicendo a voi. Però vi voglio dare un dato. Le Baleari, che hanno gli stessi chilometri di costa della Sicilia, hanno 58 milioni di presenze. E le Canarie, che hanno appena di più, 1583, hanno 75 milioni di presenze. E siccome nelle Canarie, nelle Baleari, sono più belle della Puglia e della Sicilia, anzi non hanno quella ricchezza culturale, umana, che in questi territori c'è, io voglio invitarvi a guardare in faccia la competizione globale, a non chiudervi nelle piccolezze, nelle piccinerie della nostra discussione interna e ad avere un sogno per il futuro. Questo è quello che ci sta portando avanti. Certo, cercando in tutti i passaggi di lavorare insieme. Abbiamo avuto una discussione molto forte, molto accesa, sul referendum delle cosiddette trivelle. E penso che ognuno resti con la sua opinione. Ma visto che quella pagina appartiene al passato, faccio una proposta concreta al Presidente della Regione e a tutti voi. Il Governo, per sua scelta, ha individuato un luogo in Puglia e lo ha fatto, lasciatemelo dire, anche con un elemento personale, perché c'era una persona che di questa isola era innamorato e che, alla quale ero legato da un rapporto di affetto profondo, un cantante importante. Quando ho visto che qualcuno ha detto che mettevamo in discussione e in pericolo le isole Tremiti, non soltanto ho risposto che non era vero, ma questo attiene al dibattito politico, lasciamolo da parte.
Ho chiesto al ministro della Cultura, Dario Franceschini, di staccare un assegno di 20 milioni di euro perché San Nicola alle Tremiti possa tornare a vita nuova e non essere semplicemente un monumento al ricordo del passato. Allora, se vogliamo guardare alle polemiche del passato, facciamo pure. Ma se vogliamo ripartire insieme, ci sono dei luoghi che hanno risorse stanziate, liberate, pronte. E c'è tutto il grandissimo tema dell'infrastruttura 4.0, dell'Italia 4.0, che non può ovviamente fare a meno di vedere che ci sono tanti sacchi di sofferenza oggi in Italia, di povertà. I primi 700 milioni sulla povertà li abbiamo messi con la stabilità di quest'anno. Ma è anche una povertà che non è soltanto economica. Talvolta è una povertà educativa, è una povertà valoriale. Ecco perché io sono fiero e felice di aver messo la mia firma su alcune leggi in questa legislatura, in questi due anni. Di aver messo la mia firma su una legge che probabilmente per molti di voi non vuol dire niente, ma per me, per mille motivi, anche personali, vuol dire molto. Che è la legge sul dopo di noi, che permette a chi ha un figlio con problemi di disabilità di poter avere un futuro anche quando i genitori non ci saranno più. Ed è una legge che per me è una legge che costituisce la carta d'identità dell'Italia di domani, come la riforma del terzo settore, o la legge sull'autismo, o tanti altri interventi in questa direzione. Ma quello che vorrei dire, andando a chiudere, è che c'è bisogno di scegliere. Tra vivere di polemiche, contrasti, veti, di no. Voglio dire una parola sui grandi eventi, lo so che molti di voi penseranno che non riguardi il Mezzogiorno la discussione sulle Olimpiadi, e non è così, non è così, perché la discussione sui grandi eventi riguarda tutto il Paese e l'Italia ha un bivio. Due anni fa, quando ero qui, se lo ricorderà il sindaco De Caro, c'era il presidente Vendola, qui va il mio saluto, quando eravamo qua parlammo dell'Expo. E allora c'era gente che diceva che l'Expo sarebbe stata una schifezza, una mangiatoia. Perché? Perché c'erano stati degli scandali e noi eravamo intervenuti creando e istituendo l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Perché è molto facile parlare, 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 chiacchierare e polemizzare. Poi c'è chi ha la responsabilità di farle le cose. Quando vedi che c'è uno scandalo, non basta andare a gridare nei talk show, bisogna creare le condizioni perché non si blocchino le opere pubbliche, si blocchino i ladri, si mandino in carcere i ladri, non si dica di no alle opere pubbliche. Nel 2014 ero qui e vi ho raccontato dell'Expo. A distanza di due anni possiamo dire che l'Expo ha portato 21 milioni di persone dentro i cancelli di Rho. Ha portato una ricchezza negli alberghi non solo della Lombardia, ma soprattutto un gusto per l'agroalimentare che non cresce da solo nel mondo. Perché se siamo arrivati a 36,8 miliardi di euro, si deve alla promozione turistica nazionale, oltre che alla straordinaria forza di imprenditrici e imprenditori che sono capaci, la Fiera del Levante ne è una dimostrazione, di portare avanti i propri prodotti, i propri brand. Ma quello che è fondamentale è che quella vicenda, l'Expo, ha reso molti italiani più orgogliosi di essere italiani. Oggi si sta discutendo di Olimpiadi. Si può ragionevolmente avere tutte le opinioni che si vogliono sulle Olimpiadi. E noi abbiamo il dovere, come accade sempre, di rispettare le opinioni di chi non la pensa come noi e viceversa. È il dialogo che in un tempo di intolleranza segna le città che costruiscono i ponti anziché che erigono i muri. Come diceva un grande ex sindaco di Firenze, quando i sindaci erano seri a Firenze, vale a dire Giorgio Lapira. Ma quello che per me è cruciale e fondamentale è avere il coraggio di chiamare le cose col loro nome. Uno può dire di no alle Olimpiadi, ma non può utilizzare le Olimpiadi, il no alle Olimpiadi, che vuol dire no ai posti di lavoro, no alla riqualificazione delle periferie, no all'occasione di identità di un paese, non si possono utilizzare le Olimpiadi come strumento per far pace all'interno di una faida, di un movimento che si dovrebbe chiamare partito. Non si possono utilizzare le Olimpiadi per far la pace all'interno di singoli movimenti politici. Si dica di sì o di no, si spieghi perché sì o perché no. E se qualcuno dice, beh, però, se arrivano questi soldi, utilizziamoli per altri. I soldi che arrivano dalle Olimpiadi o arrivano a Roma o vanno a Parigi, non è che vanno per altre cose. I soldi delle Olimpiadi e le occasioni delle Olimpiadi o aiutano le nostre città a crescere o aiuteranno le altre città in una competizione globale. E siccome prima di essere segretario di un partito
Io sono italiano, orgoglioso di essere italiano, fiero di essere italiano. Io dico che mi dispiace quando il mio paese, per responsabilità di pochi, sceglie di rifiutare una sfida che farebbe la felicità di molti. Come ha fatto oggi, e finisco su questo, la felicità di due persone, di due italiani, i cui nomi probabilmente non vi diranno niente. Uno si chiama Francesco, è un ingegnere, 1989 come data di nascita. E l'altro si chiama Federico, data di nascita 1993. Francesco Bettella e Federico Morlacchi sono le prime medaglie italiane ai Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro. Vorrei che a questi giganti, perché riuscire a sopportare una difficoltà come quella che loro hanno e andare a gareggiare alle Olimpiadi, arrivasse l'abbraccio più bello e più forte di questa comunità. Perché noi siamo italiani, siamo una grande famiglia e pensiamo che lo sport, così mi giustifico di nuovo per lo scorso anno, sia un grande elemento di comunità, sia un grande elemento che raccoglie l'identità e la bellezza dell'essere italiani. Cari baresi, cari pugliesi, noi abbiamo una sfida difficile davanti a noi. Le tensioni internazionali, la Brexit, i problemi delle minacce del terrorismo, ma abbiamo anche una grande forza. Noi possiamo essere protagonisti del mondo che cambia se per una volta cerchiamo di mettere al centro non ciò che ci divide ma ciò che ci unisce. È questo il senso profondo dell'operazione sui master plan che ci accingiamo a firmare, ma questo è, lasciatemelo dire, il senso profondo dell'attività di molte donne e uomini normali che non fanno politica, che fanno impresa e che anche nei momenti della crisi hanno preso la valigetta e sono andati all'estero a vendere, a comprare e sono andati in Italia a creare posti di lavoro e che hanno creato quell'incredibile risultato dei 585.000 nuovi posti di lavoro per tutte e per tutti loro. Nell'augurare, come dicono i francesi, a questa quattro volte ventenne, non ottantenne, Fiera del Levante, il più grande e caloroso augurio di buona riuscita, dichiaro ufficialmente aperta l'80ª edizione della Fiera del Levante di Bari. Chiedo scusa. Prego tutti di rimanere seduti ai propri posti, perché tra qualche istante il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e il Presidente della Regione Michele Emiliano sigleranno il patto per la Puglia. Invito a questo punto il sottosegretario De Vincenti e il capo di gabinetto della Regione Stefanazzi a salire sul palco. Almeno su questo non farete opposizione. Palese d'accordo, eh? Me l'hanno portata ieri. Prega la